Nel Cosentino adesso apriamo la pagina di cronaca. Nel Cosentino, dicevo, c'è una recrudescenza del fenomeno della microcriminalità, sempre più casi all'attenzione delle forze dell'ordine. Il procuratore spagnolo dice che non basta la repressione, bisogna puntare sulla prevenzione. Vediamo. C'è, ne abbiamo parlato altre volte, un momento delicato su Cosenza, nel territorio dell'Interland, con diversi episodi che sono avvenuti in questi ultimi mesi. Lei ha lanciato anche l'allarme sulla videosorveglianza, insomma la città si sente poco sicura e ci sono delle situazioni da tenere sott'occhio. Ma guardi, il problema è appunto questo, la crisi economica, il venir meno di una serie di riferimenti di tipo sociale, tutte le problematiche che stiamo oggi vivendo determinano insicurezza e in questa insicurezza chiaramente è un brodo di coltura per la illegalità e per i comportamenti criminali. Tutto questo chiaramente determina problemi e lavorare sulla prevenzione è sicuramente molto più importante ed interessante che lavorare sulla repressione. Forze dell'ordine comunque stanno raggiungendo dei risultati e ci sono stati già dei risvolti nelle indagini su diversi casi di piccola criminalità, quella che lei definisce liquida. Assolutamente sì, io le do un dato statistico, raffrontando questo periodo in cui ho retto, la procura con il precedente, noi abbiamo incrementato il numero degli arresti del 25%, non voler dire niente, però comunque è un dato significativo di un maggior impegno, di tutta la struttura repressiva.